Buon pomeriggio a tutti e bentornati ancora con Quattro Chiacchiere con Udicon. Buonasera. In questi caldi pomeriggi d'agosto, caro Giovanni, siamo qui a parlare di problematica dei consumatori con l'aria condizionata, fortunatamente, che fuori si muore, lo possiamo tranquillamente garantire. Oggi, caro Giovanni, guarda, ti volevo parlare, arrivando qui. Ho sentito in radio che hanno un po' riproposto una notizia di qualche settimana fa. Ti voglio parlare di un argomento che a te piace molto, una cosa che proprio ti Squaglia. diverti, ti squaglia proprio. Perché c'è stato un problema che hanno trovato 1500 persone, non diciamo la nazionalità perché altrimenti dopo ci accusano di razzismo, che hanno preso un contributo dallo Stato che non avevano diritto. Parliamo reddito di cittadinanza. Bravo, come fate a indovinare? Parliamo di reddito di cittadinanza. Prima di tutto, vabbè, ormai lo sanno tutti, però la domanda te la faccio. Che cos'è il reddito di cittadinanza? Poi andiamo nel cuore. Il reddito di cittadinanza nasce come tutte le cose da un'idea positiva Sì. e poi mano a mano in Italia no, c'è sempre questo travisamento e poi va a finire che magari non rispecchia più l'idea originale. La cittadinanza è un reddito supplettivo di aiuto alle persone meno agiate, basato Certo. su dei limiti di reddito. Adesso io posso dirne a qualcuno per far capire, ci vuole sempre l'ISEE, un ISEE sempre inferiore agli 8.000 euro, con dei parametri comunque, a prescindere dall'ISEE, con dei parametri ancora più bassi, Ecco, dove parliamo di infatti. reddito, di patrimonio mobiliare, immobiliare, eccetera. Sì, ma chi è che può prendere questo reddito? Soltanto i cittadini italiani, tutti i No, cittadini? anche cittadini stranieri che abbiano una residenza fissa di almeno 10 anni in Italia, e questo è il discorso. Ma 10 anni continuativi? Cioè, 10 anni continuativi di residenza in Italia. fammi capire, uno sta 10 anni in Italia, prende il reddito, che mi pare sui 700 euro al mese massimo che si può No, sono prendere, 500 euro più l'affitto più l'affitto. eventualmente. Poi dopo potrebbe tranquillamente prendere, tornare al suo paese, che magari con 500 euro ci fa la vita da signore, e rimanere lì. No, deve avere la residenza qua. Viene controllato nella sua residenza. Non è una cosa di io la prendo e poi me ne vado, tanto mi mette sul conto. La residenza va controllata. Nella stessa fattispecie lo è anche per i servizi assistenziali INPS, tipo l'assegno sociale, l'assegno di invalidità. Devono sempre avere 10 anni di residenza provata in Italia. Quindi c'è un controllo di Sì, chi percepisce. specialmente in questo particolare momento, Sì. adesso dicevi tu, no, che hanno dato questi 1500 assegni, no, Sì. senza. In questo momento particolare c'è molto, molto controllo, molte verifiche. Ma scusami un attimo, perché oggi ho deciso di essere un po' maligno e cattivo come nelle ultime Giù, giù. puntate. Ma com'è possibile che siamo arrivati a 1500 domande e 1500 erogazioni senza che se ne accorgessero, se se ne sono accorti dopo mesi o anni? E anche il CAF che ha fatto la domanda, ma non hanno dei controlli? Allora, qua io adesso non voglio difendere il CAF Non facciamo nomi, perché il CAF rimaniamo. assolutamente è il centro di assistenza fiscale, no? Sì. Sarebbe una struttura del sindacato, oppure il CAF dei professionisti non hanno colpa in primis, perché loro fanno soltanto la domanda. Qui c'è un cavillo tecnico che cerco di spiegarlo con due parole. Dici. Allora, il reddito di cittadinanza, così come il reddito di emergenza, i redditi post-Covid, no? Tutto quello che è Sì. successo, hanno avuto, essendo stati partoriti velocemente, hanno avuto un iter tecnico diverso da quello che è l'archivio generale dell'INPS. Che significa? Che se Ossia? oggi Michele Cesari, che ha la pensione di invalidità, entra nella cartella di Michele Cesari nell'INPS, c'è tutta la sua storia. Reddito di Sul cittadinanza, fascicolo personale. bravo, e reddito di emergenza non entrano nella procedura INPS perché nella velocità di farlo è stato fatto un database a parte, quindi per trovarlo, tanto che nel reddito di cittadinanza, se tu vuoi sapere la tua situazione, quello che è, non basta che dai il proprio codice fiscale o il nome come lo è Sì. per gli altri servizi, devi dare il protocollo del reddito di cittadinanza che ti arriva
per email o sms sul tuo telefono, che se te lo perdi lo stesso impiegato IMSS che ti risponde al telefono o tramite l'appuntamento che avrai presso la filiale di competenza, resta difficoltoso perché non riesce a trovarlo nel tuo fascicolo. Addirittura. Perché stanno su dei database. Che, scusami, allora, è quello, allora facilita le truffe. Facilita la truffa, ma questo non è che quando è nato si sapeva di questo qui, lo facilita, perché non è che lo straniero o quello lo fa apposta perché sa che c'è una tecnologia diversa, non sa niente, questo ho capito, ma perché magari lui dice io ho il passaporto, sono entrato 1° gennaio 2010, sì, ok, e 2020 sono 10 anni che sto in Italia, poi magari in questo spazio di tempo è ritornato nel paese di origine, è stato 3 mesi e ha interrotto la residenza continua prevista per la legge. È importantissimo, perché non è solo il reddito di cittadinanza. Badate bene che, come dicevo una volta, l'INPS, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, la previdenza è basata sulle marchette, sui contributi versati. Sì. Il sociale, che è uno dei pochi paesi al mondo, l'Italia, che ancora ce l'ha così, sono tutte quelle prestazioni assistenziali che vengono date dallo Stato direttamente, come l'invalidità civile, sì, l'assegno sociale, che non dipende dai contributi versati, ma dipende dallo Stato, dallo stato di esigenza, dallo stato della, di esigenza della persona. Quindi se tu gli dai un assegno sociale, quindi significa che 67 anni prende la famosa pensione delle casalinghe, per intendersi, prende questi soldi qui, lo può prendere anche uno straniero che è stato qui per 10 anni. Nella stessa maniera lo è il rinnovo del permesso di soggiorno, il rinnovo della carta di soggiorno, certo, la richiesta di cittadinanza, eccetera, eccetera. È sempre basato su questi 10 anni. Nel reddito di cittadinanza tante persone, logicamente, non avendo i soldi, sono rivolti, certo, ai professionisti o ai CAF in questo, sì, caso, che hanno fatto loro la pratica, perché una pratica si fallisce, poi quando ritorna l'attestazione da parte dell'INPS, che attestano la veridicità della contabilità, dell'economia, dell'ISE, quindi il famoso, perché si chiama ISE e IS, sì, ISS, cioè tutti gli indicatori dello stato economico di una famiglia, lì si vede se si rientra. È vero che tanti CAF e tanti professionisti non vanno a leggere tutte le griglie, no? Che è il patrimonio immobiliare, il reddito immobiliare, eccetera, eccetera, per cui tante domande partono e magari i controlli non tutti vengono effettuati, però facendo così, permettimi, magari vengono penalizzate quelle persone più serie, più precise, che ti dicono tutto fino all'ultimo centesimo e quindi magari non prendono l'agevolazione pur avendone più bisogno di un altro che magari omette determinate situazioni. Guarda, io se mi permetti posso dire anche una cosa strettamente personale. Cioè, parlo come Udicon, però è un pensiero mio. Nato il reddito di cittadinanza doveva essere di parallelo a tutta una riforma del mondo del lavoro. Infatti ci stava arrivando, ma comunque vai, vai. Esatto, doveva essere questo, perché il reddito di cittadinanza parte da sé e tu magari cerchi una persona per un lavoro interinale di 2 mesi, non lo trovi perché dici io perdo le 500 euro. Certo. Più 2,50 dell'affitto, 7,50, mi piace due soldini, che ci vado a far lavorare? Oh, ma io ne ho trovati tanti e infatti mi sono ricreduto anche sul valore di questo strumento, non che sia contrario assolutamente, però non può essere uno strumento prettamente di assistenza, perché poi rischiamo... Ma è quello che è diventato di fatto, perché io ho sentito anche in questi giorni, anche passeggiando lungo, qui siamo a Civitanova Marche, lungo il lungomare, parlando con i vari sceriffi, dicevano che avevano problemi a reperire cuochi, a reperire camerieri, perché magari un part-time gli davano 700, 800, 900 euro al mese, adesso sparo dei numeri anche a caso, non è che non voglia nessuno prendere come ho calcolato questi numeri, ma allo stesso tempo le persone dicevano ma io già prendo 600 euro senza fare niente, che ci vengo a fare a lavorare? Oh, è successo questo, ma quello che doveva essere di pari passo era il fatto che preso il reddito di cittadinanza c'era un periodo di un mese, certo, per il quale l'ufficio collocamento ti chiamava, ti faceva fare una serie di corsi, sì, di formazione per introdurti nel mondo del lavoro. Ma sì, io adesso voglio dire, no, come erano le mobilità allora, io ho fatto tante proposte, è possibile che in un comune
dove ci sono 500 letti di cittadinanza, non si possa al mattino per un'ora, per due ore, per tre ore prendere queste persone, certo, che si mettono la ramazza in mano e se puliscono il comune, visto che quelli sono soldi pubblici. Certo. Uno, poi dopo, logicamente io oltre a essere presidente regionale dei consumatori, vivo e lavoro anche nel mondo della previdenza, certo, nel mondo del sindacato, perché uno che aiuta, fa volontariato, questo è la tipologia, per cui posso essere tacciato, no? Dice di andare contro al mondo operaio, ma in realtà non lo è. Cioè, noi non possiamo a spada tratta alimentare un aspetto sociale che poi finirà, perché la cittadinanza finirà, e non andare di pari passo col mondo delle aziende, dove adesso, l'abbiamo detto anche l'ultima volta, ci sono più di 3.000 casse integrazioni e al 30 di settembre avverranno licenziamenti, come è avvenuto per l'Elica su tante altre grandi aziende, e ci troveremo sia quello che non lavora più e sia quello che il lavoro non te lo dà più, e siamo in mezzo alla strada di nuovo. Ma infatti, cioè, si è presa una strada di assistenzialismo, quindi permettimi, l'assistenza dello Stato in momento di crisi ci deve essere, per carità, però io da liberale quale sono dico: ok, io le aziende devo aiutarli, i lavoratori devo aiutarli, ma non è che posso condurli vita naturale durante con l'assistenzialismo. Devo dargli le condizioni per ripartire. E permettimi, ma com'è concepito oggi questo reddito di cittadinanza e gli altri strumenti assistenziali non ti favoriscono la ripartenza. Poi tutto è legato anche col fatto che quello che abbiamo detto anche la volta scorsa. Sì. Nel senso che tutto questo discorso, anche del post-Covid, questo Stato che doveva portare a un, chiamiamolo, a un'espansione sociale, no? Un aiuto tra le persone, invece è risultato l'esatto opposto. Cioè ogni persona è diventata fortemente egoista, se coltiva l'orticello suo non esiste più il rapporto umano, un po' perché forzati, un po' perché... lo è stato la condizione anche che abbiamo vissuto, no? Certo. Di paura, di quando c'è la paura cioè si divide, non si sta uniti, no? Allora io pensavo che i primi giorni, ti ricordi, no? Sulle terrazze, quello che cantava, che suonava, che applaudiva, che ci fosse stata un'unità di intenti. In realtà, specialmente il popolo italiano si è suddiviso e si è incattivito. Cioè, io lo vedo nelle pratiche, ad esempio nell'assistenza quotidiana, e poi magari due minuti parliamo dello sportello Udicom. Sì. Nell'assistenza quotidiana vedo gente che per una stupidaggine va subito in ebollizione e non è più il discorso che facevi prima, no? Trovavi il chirurgo, no? E quello che era, e c'avevi una sorta di figura di riferimento. Adesso no, ti attaccano subito, c'è una cattiveria immensa e con enormi problemi. Ma diciamo che in un certo senso è la reazione a delle speranze, a delle illusioni disattese, esatto, della cittadinanza, dalla gestione di questo momento pandemico. Un'analisi, sì, che se vogliamo fare a conclusione, un resoconto di quello che ha portato il reddito di cittadinanza dal punto di vista sia sociale che economico, secondo me è stato negativo per ambedue gli aspetti. Ah, sicuramente, sicuramente. Ma prima di chiudere, facciamo questi ultimi minuti, mi dicevi lo sportello? Noi abbiamo avuto con la Regione Marche un confronto sui progetti che facevano le associazioni dei consumatori, che venivano, proposti e dati i soldi venivano dati dallo Stato. E adesso, anche in accordo con la Regione, abbiamo deciso, e la Regione ne è promotrice, invece di fare questi progetti, che ne so, come tema la salute, l'alimentare, eccetera, eccetera, di creare degli sportelli stabili, come lo è questo, noi stiamo allo sportello di Civita Nuova Marche, e di assistenza continua in tutti i rami, specialmente nel post-Covid, nei confronti dell'utenza. Nei confronti dell'utenza intendo gli associati, i nostri clienti, chi ci ascolta, anche il mondo della QCC, eccetera, eccetera, eccetera. Certamente. Per cui, ecco, noi prossimamente saremo portati più ad aprire sportelli di ascolto, di aiuto nei confronti dei consumatori, che dei progetti
ben definiti. Quindi aumenterete, diamo la più spazio allo sportello. Aumenterete la vostra presenza sul territorio. Esatto, come sportello, quindi come punto di assistenza. Bene, quindi va bene, siamo arrivati al nostro tempo limite, quindi invitandovi a cercare e ad andare a visitare gli sportelli informativi di Udicom, ringrazio Giovanni per buona serata a tutti. Per il suo tempo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.